Salve a tutti, Franz, eccomi qua, ragazzi, già in posizione. Risponda alla critica. Oggi risponderemo in maniera attiva, cioè facendo delle prove in pista, perché la bugia più grande che stanno dicendo i fanatici di Forza Motorsport per non accettare che il gioco sia scarso da tutti i punti di vista, compreso dal punto di vista della giocabilità, è: ma se non fai gli assetti non puoi andare forte nei giochi, non è vero? Io corro da anni virtualmente online e non faccio mai gli assetti, l'avete visto, non li faccio su Gran Turismo, non li faccio su Assetto Corsa, corro e comunque sono sempre competitivo. Se un gioco è fatto bene di fisica di guida, a livello di fisica di guida, va bene anche senza assetto. È chiaro che l'assetto è un di più, è un qualcosa che ti permette di andare più forte e di migliorare le tue prestazioni in pista, ma non è vero che senza l'assetto un gioco deve essere inguidabile. Solo Forza Motorsport è inguidabile perché la fisica di guida fa schifo. E non lo dico io, lo dicono i centinaia di commenti sotto i miei video, di forza, andate a vedere. Al netto di quelle 10 capre che ogni volta. Ma devi fare l'assetto, ma devi fare l'assetto. Oggi vi dimostrerò come su 4 giochi più importanti su console, io senza assetto giro da Dio, non c'ho i problemi di guidabilità di Forza Motorsport, non c'ho i problemi di incaprettamento dell'auto, di guida sporca, di stridolio di gomme assurdo che c'ha Forza Motorsport. Vi dimostrerò come si gioca da Dio su giochi molto più simulativi di forza e si guida in maniera perfetta, precisa, senza problemi. Com'è possibile? Questo perché hanno una fisica di guida migliore. Forza Motorsport ad oggi ha una fisica di guida scandalosa. E capisco che gli youtuber tipo Rory, quelli che hanno fatto il video dicendo che concentrandosi sulle pecche dell'online, non hanno parlato della guida perché significherebbe attirarsi inimicizie, antipatie di tutti i fanboy. Ma la verità è che anche a livello di guida, non solo nell'online, ma anche a livello di guida mera, fa schifo il gioco. È lontanissimo da quello che ci si aspettava. Qualsiasi volante tu abbia, l'ho provato con tutti i volanti, l'ho provato con i pad. È un gioco da pad. Col volante ci giochi, ma è un di più. La guidabilità non è accettabile ad oggi con un volante, perché purtroppo è un gioco che non ti dà le giuste sensazioni, non ti permette di guidare pulito, c'ha delle reazioni dell'auto in curva, in ingresso, in uscita che non hanno senso. Adesso lo vedremo a confronto di tutti gli altri giochi. Vi dimostrerò come su tutti i giochi che proverò oggi, senza regolare nulla, quindi senza fare assetti, si può giocare perfettamente e si può anche competere ad alti livelli. Facendo decadere la puttanata che forza senza l'assetto, come fai a giocarci? È normale che è inguidabile? No, non è normale. Un gioco deve essere guidabile senza l'assetto. Poi io faccio l'assetto per avere un di più, va bene. Ma non che io senza assetto non posso guidare, chi l'ha detto? Che tra cui, vi ripeto, fate gli assetti, la maggior parte delle macchine fanno schifo lo stesso da guidare. È la fisica che manca. È inutile chiacchierare, sono dati di fatto, io vi dimostro le cose con i fatti, non con le chiacchiere. Come al solito, prima di partire, invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, se vi va c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Supercoris and Friends, anche un euro donato va in beneficenza, a fine mese faremo la donazione e vi ringrazierò con nome e cognome di chi ha donato. C'è l'aiuto al canale, abbonamenti e donazioni se volete aiutarmi a crescere nel lavoro che faccio. Partiamo, dai! Allora ragazzi, eccoci qua, proviamo il primo gioco, Assetto Corsa Competizione, ovvero il più simulativo per console, il gioco più difficile, quello che anche nel nome dice assetto, quindi ti fa capire che dovresti fare gli assetti per andare forte. Secondo quello che dicono i fenomeni, noi qua non dovremmo poter correre senza l'assetto. Allora guardate qua, io ho l'assetto, eccolo qua, ma non lo mettiamo, questo è l'assetto stock normale del gioco. Eccolo qua, guardate ragazzi. Assetto stock normale del gioco, potete vedere. Teoricamente io qua adesso non potrei correre, no? Se è vero che senza gli assetti non si può correre, io qua non dovrei poter correre, scusatemi. Oppure dovrei fare un giro talmente schifoso che da non essere in grado di fare nulla. Questo senza assetto, guardate qua. Su una pista tecnica come il Nürburgring. Vediamo un po' se riesco a girare. Andiamo a vedere. Che su Forza Motorsport l'inguidabilità è l'assetto, però gli altri giochi si possono giocare senza assetto. E questo è il più tecnico di tutti, eh. Guardate che Forza Motorsport. Ogni tanto mi si. Soprattutto nelle prime volte che gioco, vedi, non mi entra la marcia. Lo fa quando riaccende, magari ho usato l'HUB per giocare su Xbox all'inizio. Però comunque, come state vedendo, ragazzi, guida pulita. Sto facendo delle ottime curve. Senza l'assetto. Com'è possibile?
Mangia la miseria. Un miracolo, eh. Guarda caso, io corro tutte le sere senza gli assetti e qua giro 57, 56. Com'è possibile? Spiegatemelo. Che un gioco senza fare l'assetto alla macchina sia guidabile lo stesso. Oh, qua sono andato lungo io, ma contate che non c'ho un minimo di riscaldamento. Mi sono buttato in pista, quindi già il secondo giro andrebbe molto meglio. Ma non lo facciamo. Io sto dimostrando che senza l'assetto posso correre. Com'è possibile? Scusatemi. Non è possibile, fatemi capire. Eccoci qua. Senza l'assetto abbiamo fatto un giro. Eravamo in 58,4, senza spingere. Pare che non abbiamo fatto manco schifo. Passiamo al prossimo gioco, va. Eccoci qua ragazzi, Formula 1 23. Andiamo a vedere, allora io qua, come al solito vi faccio vedere che non c'ho assetti e non c'ho nulla. Assetto auto, guarda qua. Ecco qua il mio assetto. Assetto predefinito del gioco, bilanciato, ho messo Silverstone, ma avrei potuto mettere qualsiasi altra pista. Andiamo a vedere, dai. Oh no, ho capito perché ci sta la traiettoria, la leviamo subito. Andiamo a vedere se questo è impossibile da giocare, se non fai l'assetto è impossibile giocarlo. Andiamo a vedere, dai. E sono giochi che io non gioco mai, questo qua, eh. Entriamo al volo e vediamo. Andiamo a vedere se senza l'assetto è ingiocabile. Non c'ho manco il volante regolato perché io gioco con quell'altro profilo, quello di Arturo. Quindi il volante è proprio zero regolazioni. Pare che sto guidando, raga, com'è possibile? Scusatemi. Che non si può guidare senza assetto. Pare che sto guidando, com'è possibile? Boh, non lo so ragazzi, ditemelo voi. Pare che sto guidando senza l'assetto. Pare che la macchina è guidabile. Pare che la macchina non parte ogni curva. Non senti come... No. E questi sono giri fatti a secco. Io potrei fare tranquillamente la ripresa del secondo giro e fare molti meno errori del primo. No, sto entrando davanti a voi e sto giocando senza assetto. Ecco qua, com'è possibile? È possibile, ragazzi, senza assetto. A parte la sbavatura, ma che qua è normale perché con il time attack ti fa annullare il giro appena metti le ruote fuori. Pare che l'abbiamo fatto un giro, com'è possibile? Senza minimamente problemi. Ci sta qualcosa che non va, non ridà. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Gran Turismo, la Peugeot che abbiamo preso l'altra volta. Prima macchina che mi è capitata. Barcellona, pista l'abbiamo fatto ora, faccio vedere. Allora, non ho cambiato nulla, come me. No, partiamo, vediamo se è inguidabile. Teoricamente sì. Teoricamente dovrebbe essere inguidabile sto gioco. Non c'ho l'assetto. Assetto standard, come si fa a giocare con un gioco senza assetto? Quello dicono quelli di Forza Motorsport. Senza assetto tu non puoi giocare. Ecco perché la macchina è inguidabile su Forza. No, la macchina deve essere comunque guidabile a prescindere. Poi l'assetto è un qualcosa che va a aumentare la precisione. No, senza assetto non si può guidare. Eccolo qua però. Io sto guidando senza assetto al terzo gioco consecutivo. Terzo gioco consecutivo che io guido da Dio senza assetto. Ma che poi quello che faccio tutte le sere, l'avete visto, io tutte le sere gioco senza assetto, ragazzi.
Ma è possibile che sto giocando senza assetto, ragazzi? Ma non lo so. Come vedete la macchina è perfetta, come gli altri due giochi precedenti. A livello di pulizia di guida siamo al top. Sono andato un po' largo. Non è che sto facendo i giri di prova, sto salendo sopra. Metto la pista, metto la macchina e corro senza problemi. Com'è possibile, ragazzi? Spiegatemelo. Perché io sono abituato poi a parlare con i fatti, non con le chiacchiere. Ecco qua. Stiamo facendo i fatti. Ennesimo gioco senza l'assetto e stiamo guidando da Dio. Senza problematiche. Si può guidare senza assetto? Sì, anche su Gran Turismo. Eccoci qua, ragazzi, il non plus ultra dei giochi di auto. Avrei potuto fare questa prova anche su Project Car 3, ma l'avete visto l'altro giorno, ve l'ho fatto in diretta, cioè ho fatto il confronto. Questo è il gioco più complicato, assetto corsa. Andiamo a fare una pratica, dai. Guardi, io questa qua, la Porsche, forse da 20 anni sta qua così a Spa. Non ho cambiato nulla, ragazzi, non ho cambiato nulla. Come sta la macchina? Si parte. Tra cui, una volta sola forse feci gli assetti qua, alle GT3, che me le dicessi voi in diretta, corra, metti qua, perché stiamo facendo una gara e basta, non ho mai cambiato nulla a sto gioco. Andiamo a vedere. Questo gioco tosto, come vedete, assetto, non c'è niente. Questo è l'assetto standard della macchina. Andiamo. Partiamo. E questa è una macchina potente e cattiva. Non ho impostato niente, manca la frenata, niente. Non è possibile che si riesca a guidare puliti, precisi, senza problemi. Fatemi capire. Ho pure 7 marce. Boh. Guarda qua, va. Stridore di gomme, ma molto ponderato rispetto a quello di forza. Tostissima, raga, sta macchina da guidare, eh. E poi guarda qua. No. Senza assetto, pare che sto guidando da Dio. E qua vedi, ci sarebbe regolata la frenata, il traction, tutto, io non ho regolato nulla. Ricordo manco come si fa. Oh. Senza assetto pare che sto facendo una guida relativamente pulita, per quanto è complesso il gioco, senza regolare neanche minimamente nulla, manco lo stesso. Ma sono andato lungo perché sono un pirlo, ma già il secondo giro, se lo faccio, già vado molto più forte. Ho scelto una macchina anche molto veloce. Una tavoletta qua. Sì, si può fare, si può fare. No. Pulizia di guida estrema, perché il gioco ti permette di guidare pulito. 7 marce. Insomma, anche gomme c'ho, non so niente, ragazzi. Stiamo proprio guidando allo stato brado. No. Infatti lo sento, quando freno si incapretta un po' il posteriore, ma è normale. Oh.
guida assolutamente poderosa. Stop. Ecco qua ragazzi, il gioco più simulativo su console. Assetto corso. Senza assetto, guarda come si guida, da Dio. Ma andate a prendere una macchina WEC, una Cadillac nuova su Forza Motorsport e vedete come si guida. Sembra che si fa la Parigi Dakar. La Parigi Dakar, l'assetto, ecco qua. Tutti i giochi provati senza assetto. Cosa vuole dimostrare questo test, ragazzi? Semplicemente che non è vero che Forza Motorsport ha dei problemi gravi anche dal punto di vista della mera giocabilità. Mo posso capire, Ori, parecchia gente che ne ha parlato più dell'offline, dell'online, perché chiaramente questo ti espone a meno critiche. Se avesse criticato anche la giocabilità, apriti cielo, vedete a me quanta gente mi sta rompendo i coglioni perché ho detto la verità. Magari Rory è uno di quelli che non c'ha voglia, però questo è per dimostrarvi, ragazzi, come ho preso quattro giochi molto diversi tra loro, non ho regolato nulla sul volante, non ho fatto l'assetto, non ho fatto niente e ho giocato benissimo. Ho giocato da Dio, mi sono divertito, non c'ho avuto problemi di guidabilità, non c'ho avuto quei controsterzi, quelle stridorie di gomma assurdo, quel fatto che la macchina ti parte dietro e ti parte davanti di Forza Motorsport, che ad oggi è lontano da tutti questi altri giochi, è molto peggio. Quindi è inutile fare le chiacchiere, ragazzi. Senza assetto si guida da Dio se il gioco è fatto bene. Se il gioco è fatto male devi fare l'assetto e devi stare la mezza giornata per giocare sempre peggio rispetto agli altri, perché il modello di guida non è all'altezza. Quindi quando sentite le cazzate, ma non ha fatto l'assetto alla macchina, ecco qua. Si guida da Dio in tutti gli altri giochi anche senza l'assetto. Ciao, Guagliò.